Come viene rappresentata la figura di Padre Puglisi all'interno di questo volume? Ma fondamentalmente come un'eccezione rispetto alla regola. La regola purtroppo è che i preti, come tanti siciliani, cercano una illusoria equidistanza fra la mafia e l'antimafia. Quando un cittadino, che può essere un commerciante, un magistrato, un giornalista o un prete, vuole rompere questa tradizione di inerzia, di indifferenza, è chiaro che diventa un bersaglio da colpire, perché bisogna colpirne uno per educarne 100. L'idea di questo progetto è nata per raccontare innanzitutto la vicenda di Padre Puglisi, raccontarla nei 3 anni di Brancaccio, quello che lui ha fatto a Brancaccio, quello che ha trovato a Brancaccio, e raccontarla in maniera non agiografica, cioè come un santino, ma raccontarne anche le contraddizioni di un quartiere, di un'azione pastorale, e quello che Puglisi fece a Brancaccio, e anche come linea pastorale. In particolare abbiamo voluto soprattutto descrivere quello che c'è stato prima di Puglisi a Brancaccio, perché è importante che una storia come quella di Puglisi venga inserita in un contesto in cui c'era già stata una storia, c'erano stati altri parroci che avevano fatto delle azioni importanti, quindi abbiamo voluto ricostruire una storia che si può leggere da tanti punti di vista. Diciamo, avete voluto raccontare il Puglisi uomo, non il Puglisi beato. Proprio sabato c'è stata la beatificazione, quindi si pone in questo contesto. Sì, abbiamo voluto raccontare il Puglisi uomo di fede, una fede che però cercava diritti, cercava giustizia, cercava impegno sul territorio con coerenza e con perseveranza. Quindi senz'altro Puglisi uomo, non Puglisi un uomo che è un prete e quindi ha fatto bene il suo dovere in un territorio molto complicato, come tanti ce ne sono a Palermo, perché a Brancaccio non c'è solo mafia, a Brancaccio ci sono certamente delle sacche di disagio, ma c'è anche un ceto professionale, c'è anche una borghesia media, ci sono tanti laureati, insomma è un quartiere che va compreso bene, e noi abbiamo cercato in questo libro di raccontarlo bene. Allora, Beato tra i mafiosi, oggi questo importante volume viene presentato, ma quanto è importante per le nuove generazioni, per i giovani del futuro, conoscere la storia di questi martiri? Sono queste le storie che possono insegnare qualcosa, altrimenti non so cosa diamine possono imparare questi ragazzi, quindi io lo consiglio. Lo so che quando si è giovani non si ha la saggezza per capire cosa leggere e cosa invece non vale la pena leggere. Io spero che, magari non tutti perché sarebbe quasi utopico, ma che qualche genitore abbia l'intelligenza di far capire che un modello nella vita serve, e questo è un buon modello. Ma cosa ricordi di Padre Puglisi? Io purtroppo non ho dei ricordi personali perché io non lo conoscevo, però io la mia strada si è comunque incrociata con Padre Puglisi, perché io ho fatto dei servizi che comunque riguardavano Padre Puglisi, per cui io ho dovuto studiare Padre Puglisi e mi sono innamorata di Padre Puglisi mentre lo facevo, cioè nel senso che più lo facevo e più pensavo che gli dobbiamo qualcosa, e non credo che a oggi gli si sia restituito tutto, non credo che, questo è un passo importante, la beatificazione, ma paradossalmente non è più importante.